Tra il 300 e il 500, la metà del 500, circa l'Italia nord-occidentale era probabilmente il paese più ricco d'Europa, con un reddito per abitante del 40% superiore a quello medio dell'Europa occidentale. Era seguito un lungo periodo di declino nel 6-700, che aveva probabilmente raggiunto il suo punto di minimo livello di reddito per abitante nella prima metà dell'Ottocento. Diciamo brevemente com'era l'Italia economica al momento dell'unificazione. I paesi che formavano l'Italia erano diversi. Il Piemonte aveva inaugurato negli anni 50 una politica di grande liberismo, seguendo un po' il paradigma inglese. Il Lombardo-Veneto era legato all'impero austriaco con delle unioni doganali che però alzavano barriere protettive nei confronti del resto d'Italia. La Toscana era anch'essa abbastanza liberale e liberista. Lo Stato Pontificio e il Regno delle Due Sicilie erano invece economie chiuse, protette da forti barriere doganali. È interessante notare che lo scambio commerciale tra i vari stati italiani era in genere inferiore allo scambio che questi stati avevano con il resto del mondo. Per esempio, il Regno delle Due Sicilie commerciava molto di più con l'Inghilterra, con la Francia, di quanto non commerciasse con l'Italia settentrionale. Nei 150 anni trascorsi dall'unificazione della penisola, l'Italia ha subito enormi trasformazioni, sia dal punto di vista economico che sociale. Al momento dell'unità, in Italia vi erano circa 22 milioni di abitanti, contro gli oltre 60 milioni del 2011. Il reddito pro capite nello stesso periodo è cresciuto di circa 13 volte e l'aspettativa di vita è quasi triplicata. Infatti, all'inizio della nostra storia unitaria, la speranza media di vita di un italiano era all'incirca di 30 anni, contro gli 82 di oggi, una delle più elevate al mondo. Nel 1861, inoltre, solo 5 milioni di italiani possedevano un'istruzione elementare. Il tasso medio di analfabetismo era circa dell'80%, con punte del 90% nel centro e nel mezzogiorno. Oggi questa percentuale è precipitata al 2%, insieme a quella legata alla mortalità infantile. Negli stessi anni, i bambini che non raggiungevano il primo anno di vita erano 1 su 3, mentre l'attuale proporzione è più bassa anche di quella degli Stati Uniti. La grande maggioranza degli italiani viveva allora nelle campagne e nei piccoli centri rurali, traendo i principali mezzi di sostentamento dalle attività agricole. Nel 1861, infatti, l'agricoltura occupava il 70% della popolazione attiva, l'industria e l'artigianato il 18% e il settore dei servizi il 12%. Oggi siamo di fronte a un totale capovolgimento che vede l'occupazione nel settore agricolo scesa al 4%, l'occupazione nell'industria salita al 29% e quella nei servizi al 67%. Oltre a essere molto poveri, con circa il 40% della popolazione sotto la soglia della povertà assoluta, gli italiani del 1861 erano sempre affamati e il 66% del reddito medio pro capite veniva impegnato in consumi alimentari. Nel 2011 questa percentuale è scesa al 10%, mentre altri consumi non legati alla sopravvivenza fisica costituiscono oggi la maggiore spesa degli italiani.
Come è avvenuto questo cambiamento? Ecco, si può pensare che sia avvenuto lungo tre grandi fasi. Gli economisti ritengono che un paese povero, un paese arretrato, quando comincia il proprio sviluppo economico moderno, debba quasi naturalmente crescere in modo più rapido degli altri paesi. Un paese arretrato può importare tecnologia invece di svilupparla, e questo consente di adottare le nuove tecniche a costo molto più basso di quello che deve fare il paese leader che le sviluppa lentamente. Un paese povero può vendere ai paesi ricchi le produzioni tessili, le produzioni dell'industria alimentare e quant'altro. Infine, un paese povero può importare capitali dal resto del mondo e esportare la propria forza lavoro. Quindi gli economisti si aspettano che un paese povero cresca più rapidamente degli altri. È successo così anche per l'Italia? La risposta è sì, se dobbiamo tenere conto dell'intero processo di 150 anni. E però è venuta in due fasi che secondo me consentono di mettere a fuoco il nostro processo di crescita. Per i primi 30 anni dopo l'unità d'Italia, l'Italia non è cresciuta rapidamente. Per un secolo invece, all'incirca, tra gli anni 90 dell'Ottocento e gli anni 90 del Novecento, l'Italia ha avuto uno sviluppo molto rapido, nel quale ha chiuso gran parte del divario che esisteva al momento dell'unità rispetto ai paesi più avanzati. L'Italia del 1890-1990 è cresciuta più rapidamente dei principali paesi europei, cresciuta più o meno col tasso di crescita degli Stati Uniti ed è cresciuta naturalmente molto più rapidamente dei paesi che oggi dominano l'economia mondiale, i paesi emergenti, ma invece è cresciuta molto più rapidamente della Cina, dell'India, del Brasile e dei famosi BRICS. Allora la domanda che ci si pone è: come mai l'Italia non è cresciuta, come invece gli economisti si aspettano per i primi 30 anni? Perché è cresciuta così rapidamente per un secolo? E perché ancora questa crescita non è continuata nell'ultimo ventennio della storia del nostro paese? E quindi la nostra narrazione forse potrà utilmente scandirsi lungo queste tre fasi. La prima fase di ristagno, una fase di grande sviluppo e una fase finale, che è quella che ci lascia più perplessi, come vedremo, e più difficile forse da spiegare, di ulteriore ristagno. Uno dei maggiori impedimenti alla crescita dell'Italia nei primi decenni dall'unificazione è l'enorme divario esistente tra nord e sud. Mentre le regioni settentrionali, già prima dell'unità, guardavano alle spinte di modernizzazione provenienti dal nord dell'Europa, il regno delle due Sicilie era ancora soggetto a una struttura economica e politica di tipo feudale. Un primo elemento di arretratezza erano le infrastrutture. La prima ferrovia italiana, la Napoli-Portici, veniva inaugurata nel 1839, ma mentre vent'anni dopo, nel settentrione, le ferrovie si estendevano per oltre 2000 km, Napoli restava collegata solamente con Capua e Salerno, con appena un centinaio di chilometri di linea. Inoltre, nel meridione, il 90% dei paesi risultava sprovvisto di strade. Anche il sistema produttivo mostrava un grande divario. All'inizio del Novecento, quasi il 60% dei lavoratori dell'industria era concentrato nelle regioni settentrionali, mentre solo il 25% viveva al sud. Nel 1911, inoltre, al nord, il tasso di analfabetismo era sceso al 15%, mentre nel sud era ancora dell'ordine del 60%. L'impoverimento e la sensazione diffusa che il Sud stesse pagando un prezzo troppo alto per l'unificazione
furono le maggiori cause del fenomeno conosciuto come brigantaggio. Bande di briganti, composte da braccianti, soldati borbonici e banditi comuni, facendo leva sulla disperazione e sull'astio popolare contro il nuovo ordine nazionale, appoggiarono la causa della restaurazione borbonica. Il risultato fu una vera e propria guerra civile, che contribuì di fatto al rallentamento di ogni iniziativa di progresso. Nel 1877, due esponenti della destra storica, Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino, pubblicarono un'inchiesta sulla Sicilia. L'inchiesta rimase celebre perché per la prima volta pose l'attenzione dell'opinione pubblica su quella che fu definita la questione meridionale, una situazione che, in maniera differente, rimane ancora oggi nel nostro paese oggetto dell'attenzione della politica e della società civile.